Oggi giornata dedicata alla pesca in fiume, alle spigole. Direi che siamo pronti. Abbiamo portato veramente il minimo indispensabile, giusto due canne da pesca, un guadino, una cassettina d'esca. E Salvatore, è l'indispensabile comunque. E l'amicizia. Andiamo da dura. Prontissimo, un po' sudati per la piccola trasferta del trasferimento dei kayak. Oggi spigole dal kayak. In foce. E dai. In foce. Dai. Siamo operativi. Sembra pure un bel pesce, sa? È una bella spigola. Proprio nella corrente del canale. Eccola qua, la spigola di fiume che cercavamo. Bel pesciotto. Preso a ridosso di un canaletto con una corrente leggermente più veloce. Stava proprio in corrente, aspettava qualche bella preda. La rilasciamo. Sì. Sono tutte la stessa taglia, Salva. Eccola qua, faccela vedere. Realmente
La caruccia, perla. Caruccia. Ah? Caruccia, mangiato bene, guarda qua. Vai fare un lancetto anche a me, dai. Oh, oh, eccola qua. Stanno nella corrente della cascata. Per lasciare? Certo, certo. Dai, la rilasciamo insieme, dai. Presa con Pop Walker 55. Eccola. Questo VTD piccolino da 55 mm è l'ideale secondo me. Vai. Vado alle prese con un'altra spigoletta. Questa è proprio piccolissima però. Quando ci mettiamo? La città sta mettendo. Stanno là l'acqua. L'acqua è ossigenata. Mi hanno mangiato entrambe nella corrente della cascata, proprio in piena corrente. Eccola, eccola, eccola! Oh, che slamata! Si comportano come le trote, beh. Eccola! Oh, slamata! Appena l'artificiale tocca in acqua, sono in corrente ad aspettare il cibo che... Ehi! Un altro attacco. Si vede che anche la misura dell'artificiale... Eccola! Bella questa! Che attacco che ha fatto! Questa sembra già più carina, salta! Bella, questa sì che è bella! Questo è un bel pesce! Fanno degli attacchi paurosi. Eccola qua, questa è già più carina. Un attacco, un'esplosione spettacolare nella corrente della cascatina.
è arrivata l'ora di rientrare, sta facendo buio, e quindi per non avere difficoltà nel carico delle attrezzature in auto, meglio rientrare. Stiamo rientrando, ormai si sono fatte le 8:10, il sole è tramontato e tra qualche minuto sicuramente il buio la farà da padrone, quindi meglio sbrigarci. Grazie.